Se vuoi creare un brand online o vuoi rafforzare il tuo brand online, la parola chiave appunto è online. Un brand è una promessa, è un mondo, è una promessa di trasformazione della persona. La persona ambisce ad entrare nel mondo del brand e essere parte della vita, dell'avventura del brand. E quindi bisogna creare questo senso di comunità, di appartenenza al brand che normalmente attira le persone che hanno gli stessi valori. Il brand ha un set di regole, di valori che spesso vanno un po' contro i valori comuni o diciamo che sovvertono un po' le aspettative comuni medie delle persone. Questi brand attirano appunto le persone che si sentono in linea, in sintonia con loro. E quindi online è fondamentale perché ci dà due grandi opportunità. Uno, quello di creare un dialogo con queste persone, di creare una community online, e due, di farlo alla frazione del costo che era richiesto una volta senza internet. Una volta il brand veniva costruito in televisione, agli eventi, sulle riviste, in radio, con spese enormi. Oggi il brand online, ovviamente stiamo parlando di liberi professionisti o piccole aziende che vogliono costruire però un brand online, questa è un'opportunità che possiamo avere grazie a internet. Una cosa sicuramente che dobbiamo fare è avere un'immagine coordinata. Cosa vuol dire? Una palette di colori, devi avere una palette di colori fissa che definisce i colori del tuo brand, perché poi sarai riconoscibile quando ad esempio farai content marketing, quando posti dei video, quando posti degli articoli e molto altro. Devi avere ovviamente un logo, devi avere uno stile particolare di scrittura, un tono di voce particolare, anche quello importante quando scriverai qualcosa, quando fai un video, un podcast. Le persone devono riconoscerti praticamente subito e questo è relativamente facile da fare, nel senso che devi sapere come creare un tono di voce, ovviamente devi sapere come creare una palette di colori, vai da un grafico, lo fai, però poi metterli insieme online è una questione di calendario editoriale, di piano editoriale, di essere presente con i valori e le espressioni di valore del brand. E questa è la cosa più importante, cioè creare quei valori e poi esprimerli online in tutta la loro potenza e vitalità. Se sei un brand ribelle, ad esempio, sovverti un po' le regole del sistema, crea post molto diversi, crea webinar diversi, crea momenti di aggregazione diversi. Se sei un brand avventuroso, sfida le persone, fai dei contest, insomma tutto quello che fai online è in linea con i valori del tuo brand, con il mondo del tuo brand e quindi con anche le regole interne. Questo ti porterà anche dei nemici, degli haters, delle persone che sono quello che io chiamo le anti-buyer persona, cioè le persone che non compreranno mai da te perché, vabbè, non apprezzano il prodotto, ma soprattutto non apprezzano il brand, non apprezzano i valori del brand. Per loro quello che esprimi tu va contro i loro valori e va benissimo così. Anzi, rafforza il brand. L'abbiamo visto con Red Bull, che ha giocato su questo, no? I professori che dicevano che Red Bull era un veleno, in realtà hanno spinto molti giovani a provare Red Bull proprio perché erano incuriositi da quello che dicevano i professori e i giovani non volevano essere come i loro professori. Quindi puoi addirittura sfruttare gli hater per essere ancora più forte online. Tutto deve essere però allineato. Non puoi avere Instagram in un certo modo, Facebook in un altro, YouTube in un altro, il tuo blog completamente diverso. Tutto deve essere coordinato, allineato. Tutto deve essere, si deve sentire lo spirito del brand. E poi devi fare content marketing e quindi devi esprimere il brand online sempre. Devi trovare delle modalità di espressione che siano sempre in linea con il tuo brand, anche se sembrano dei dettagli. Guarda questo sfondo, ad esempio, con il mio caro Frankie, tutto nero. Questo è un dettaglio, ovviamente, non è che cambierà le sorti di questo video, però è un dettaglio importante perché è parte del mio brand. Se vai sul mio canale Instagram vedrai che il colore predominante di sfondo è il nero. Se vai sul mio sito web il colore predominante è il nero. Non cambierò mai lo sfondo? Non è detto, però se lo cambierò ci sarà comunque un elemento o più elementi che sono in linea con il mio brand. Tutto questo è importante per creare una community forte che
ama, si innamora dei valori del tuo brand, dell'espressione, dello spirito, della vitalità del tuo brand. E quindi poi gioca un ruolo importantissimo il content marketing. Content marketing ti aiuta a creare piani editoriali unici, non per forza con tantissimo budget di spesa o tantissima attività, però con un'attività appunto allineata con il mondo del brand. Quindi se sei un bar con uno spirito un po' internazionale, creerai tanti post online dove fai vedere dei cocktail internazionali, ad esempio dal Brasile, da Cuba, dal Venezuela, dall'America, eccetera, e poi crei degli eventi al tuo bar dove le persone confluiscono per fare dei contest su cocktail internazionali oppure per divertirsi insieme in una serata messicana, ad esempio. Ecco, questo è quello che dovresti fare per un brand del genere, anche se hai solo un bar. Invece molte persone, purtroppo molte aziende, anche appiattiscono il brand online, preferiscono essere molto formali e preferiscono essere molto grigi, molto piatti, e questo ovviamente danneggia il brand, perché poi ormai ci sono così tanti contenuti che un contenuto mediocre, medio, grigio è un contenuto invisibile. Mi segnali qualche brand, anche piccolo, bar, potrebbero essere dei negozi, potrebbe essere piccola attività, anche liberi professionisti, che secondo te fanno benissimo questo lavoro? Fammelo sapere nei commenti, ci lavoriamo insieme.